Seconda giornata nel campionato di eccellenza Girone B al nuovo comunale di Rocca, il Rocca di Capilone di mister Ricciardello ospita il Modica Calcio dello squalificato allenatore Gaetano Lucenti. 3 punti in classifica per i Leoni Biancazzurri che nella prima giornata hanno spancato Milazzo per 3-4-0 invece per il Modica che è crollato sotto i colpi del Troina. Parte meglio Rocca di Capilone con questa conclusione di Lima, Campo ci mette una pezza ma si vede dal principio che il Rocca a fare la partita. Il traversone di Trova, il colpo di testa di Lucarelli, la palla che non c'entra, il bersaglio grosso che viene sferrato anche da Biondo con questa grande conclusione dopo il tunnel ai danni di Guarino, la palla che finisce alta. Invece al minuto numero 22 il Rocca di Capilone passa in vantaggio con questa splendida punizione da parte di Chicco Dan. Andiamo a rivedere il replay, la punizione magistralmente calciata dal numero 4 del Rocca di Capilone, tra l'altro in campo febbricitante, grandissima la prestazione di Chicco Dan, ma grandissimo il gol che andiamo a vedere adesso. Guardate, minuto numero 30, Santo Biondo può puntare la porta avversaria, salta il primo uomo, tunnel al secondo, si presenta tu per tu con Campo, scarta anche il portiere, deposita in rete il pallone del 2-0 per il Rocca di Capilone. Secondo gol in campionato per Santino Biondo, grandissima marcatura da parte dell'ex attaccante del Rometta. Andiamo a rivedere il replay, scarta tutta la difesa e poi a porta vuota in zacca il punto del 2-0 per un magistrale Rocca di Capilone. Con il montaggio andiamo alla ripresa, è sempre Rocca a farla da padrone, è sempre Santino Biondo a farsi vedere dalle parti di campo, in questo caso però il destro un po' strozzato da parte del numero 10 finisce largo, si rifarà Santino Biondo, intanto ancora una volta Tonino Longo in questo caso sulla corsia di destra, guardate che bel pallone proprio per Biondo che salta ancora una volta Campo e deposita in rete, non è nemmeno facile questa conclusione da parte del numero 10 ed è 3-0 per il Rocca di Capilone, terzo gol in campionato per Santo Biondo, vero mattatore di questo match dopo la grande prestazione di Milazzo, replica il folletto bianco-azzurro anche contro il Modica. C'è ancora tempo per il Rocca di Capilone per calare il poker nel finale. Al minuto numero 87 Chicco Danna riceve da Lucarelli, traversone per Russo, il capitano da pochi passi batte Campo per il punto del 4-0. 6 punti in 2 partite per il Rocca di Capilone, a punteggio pieno il Modica invece rimane ancora nei bassi fondi e la classifica per il Rocca un'altra grande vittoria, altri 4 gol. La settimana prossima si gioca a Belpasso contro l'Atletico Catania.